Ciao ragazzi, bentornati in questo nuovissimo video. Allora ragazzi, in questo video, finalmente, vedete già i cambiamenti di qualità che ci sono in stanza perché ho comprato un nuovo supporto per il telefono e anche due luci riflettenti. In questo video, finalmente, dopo quel post che avrete visto, vi mostrerò come realizzare delle candele a casa fai da te. Oggi però ragazzi facciamo ancora meglio perché non vi insegnerò a fare quelle candele che avete visto, ovvero queste qua. Questa qua accesa è una che ho fatto io, ma vi insegnerò a fare delle fruttelle, ovvero delle candele a frutta. E poi vi farò un secondo tutorial su come fare queste qua, se poi lo vorrete. Comunque oggi faremo insieme delle candeline a forma di frutta. Adesso vi faccio un esempio perché li ho già provati a realizzare. Oggi faremo un ananas candela, anche verde, uno spicchio di mandarino candela, una fragola candela e una mela candela e anche una specie di frutto mango candela, anzi un melone candela. Oggi ragazzi realizzeremo insieme queste belle candeline che potete utilizzare come ornamento oppure volendo potete anche accendere perché vi metteremo anche lo stoppino e sono veramente bellissime. Adesso vi dirò l'occorrente che servirà per realizzare queste piccole meraviglie che sono così buone da poterle mangiare, scherzo, non sono messe via niente. Allora, servirà ragazzi una formina plastica in silicone, mi raccomando ragazzi che sia in silicone o in plastica e che sia pieghevole sotto così può uscire il contenuto una volta che si è intuito. Questa è una teglia a 1 euro, però potete trovarla in qualsiasi negozio, che ha per quelli per la casa, tipo Casa Nuova o altri posti. Comunque questa qua, questa è una formina così, che ha degli stami per la frutta piccoli, per i cioccolatini, che costa 1 euro, 2, 3, 4, 5 euro, in base al negozio che comprate, comunque, oppure su Amazon formine per cucina, formine per cioccolatini piccoli con la frutta, la trovate. Serve una formina con tutte quante le fruttelle, ripeto, questa qua la comprate a Teria, ma si trovano ovunque. Poi servono forbici, nastro di juta, mi raccomando, nastro di juta, e grigio, cioè grigio, marrone, classica corda juta. Questo qua ho comprato a Teddy sempre a 1,50 euro e ci viene tantissimo e lo potete trovare lì oppure nei negozi di hobbistica. Poi gli attrezzi, coltellini per tagliare a fette la cera. Io questo set qua l'ho preso da Peppo, mi ha un pezzo a 3 centesimi, o se no se non avete i coltellini, un taglia formaggio, quello che fate così, boom, beh, appunto il taglia formaggio, ma questo qua serve per sminuzzare le candele. Poi serve un bastoncino di legno classico, questi potete trovare ovunque. Io questo qua l'ho preso da Action, un bel set per realizzare una cosa. Questo serve per mescolare la cera. Poi serve un tagliere, questo però questo qua è 80 centesimi, ma se voi ci avete a casa usate il taglia che avete a casa. E questo qua serve per appunto parare la vostra scrivania, salvaguardare la vostra scrivania quando tagliate la cera, perché appunto faremo un bel po' di tonfi. Una tovaglia protettiva per appunto salvaguardare la scrivania se è delicata. Delle candele di vari gusti, potete trovarle ovunque. Io queste qua le ho prese dal farmio a casa, mille gusti e mille colori. Io ce le ho al mango, all'oceano, al melone, alla vaniglia, al lime e ai frutti di bosco. Però potete usare i gusti che volete e anche i colori che volete. Io adesso tenderò a usare quelli di colori reali, appunto non faremo i colori fake, ma tenderemo a fare i colori reali. Bene, capitolo terzo chiuso. Ah, e poi fondamentale, ragazzi, vi serve un bruciatore per sciogliere la cera, che poi andrà negli stampini.
io utilizzo questo qua di Kendall, ma se ne avete uno a casa anche non di male, potrebbe benissimo utilizzare quello. O se non potete utilizzare il gas per sciogliere la cera. Noi facciamo tutto sul momento e tutta la vecchia maniera. Quindi, ah, e poi, fondamentale, ragazzi, mi stavo dimenticando. Vi servirà anche una ciotola. Vi servirà anche una ciotola o un mortaio. Io utilizzo questa qua da Casa Shop per appunto sminuzzare le candele più grosse se utilizzate questo che è pericoloso. Se utilizzate questo qua va nella ciotola, se no potete utilizzare benissimo il tagliere. Adesso vi mostro entrambe le cose appunto per farvi vedere meglio. Comunque, capitolo terzo è chiuso. Adesso io direi di partire con mostrarvi come si fanno queste bellissime meraviglie, questi bellissimi gioiellini decorativi per la vostra casa. Quindi partiamo subito dal realizzare tutte le candeline. Allora, ragazzi, prima cosa che dovete fare è con un cutter, oppure boh, so, un taglierino, il cutter con cui usciamo tutti. Andare a levare la candela e a togliergli lo stoppino. Molte sono facili da fare, ma molte invece sono più difficoltose, tipo questa con la vaniglia, che ci vuole il cutter per togliere lo stoppino. Deve rimanere solamente la candela col buco, in questa maniera. Poi, adesso stiamo per fare il mandarino arancione, che utilizzeremo il mango. Se serve una candela al mango, ma se avete altri gusti potete usare quella che volete, ripeto, non è facoltativo. D'altronde i gusti sono gusti e non sono tutti uguali. Adesso, ragazzi, con il tagliere prendete il coltellino oppure lo spuntone, io utilizzo coltellino, e andiamo, stando sempre molto attenti, mi raccomando, se non siete esperti, vado a fare da un adulto, andiamo a sminuzzare la candela in tanti piccoli pezzi, imprimendo così con forza, in modo che la candela si sminuzzi in tanti piccoli pezzi. Mi raccomando, ragazzi, quando tagliate, sempre lontane le mani, eh. Più piccoli sono, meglio, prima si scioglieranno, ragazzi, mi raccomando. E ragazzi, mi raccomando, il coltello deve essere con la punta, così almeno fate prima, perché quelli senza punta, come quelli senza punta, non vengono bene. Se gli sono presi troppo grossi, li tagliate ancora. Poi prendete tutto quanto, stando attenti a non far cadere le briciole delle candele tagliate per terra, e lo rovesciate nel braciere, che il braciere va sempre riscaldato prima dell'utilizzo, così almeno è già caldo e la cera si scioglierà prima. Adesso, ragazzi, prendiamo, una volta che la candela tagliata nel braciere, prendiamo il nostro stuzzichino, che modo ve l'ho messo, un attimo, ragazzi, eccolo qua, era semplicemente nel portaoggetti, e andiamo a girare la candela finché non la vediamo sciogliersi completamente. La prima volta è sempre un po' difficile perché non si scioglie in fretta, ma già dalla seconda volta, già da quando farete il secondo round di scioglimento di candela, verrà più, vedete i risultati. Per far sì che si sciolga più la candela, imprimete un pochino di forza sui cubotti di cera appena tagliati. E adesso lasciamo sciogliere la candela. E io chiudo il video e ci vediamo poi in un'altra clip in cui vedremo la candela sciolta e potremo finalmente metterla nella formina. Quindi per voi sarà
Subito hanno messo un altro video. Ci vediamo tra un secondo, quando la candela sarà sciolta. Ok ragazzi, ci siamo. La cera, la candela manco si è completamente sciolta. Ora lasciate riposare un po', mentre tagliate un piccolo pezzo di corda, di nastro di juta, proprio piccolissimo, per fare lo stoppino. E ovviamente questo passo deve andare per tutto a ogni candela che voi farete, a ogni formina di candela che voi farete, per appunto fare lo stoppino e volendo poi anche utilizzarle. Ora ragazze, molto delicatamente, perché la cera è bollente, versiamo la cera nello stoppino in fretta, versiamo la cera nella formina prima che si raffreddi, in questa maniera. E andiamo a mettere anche l'altro stampo. Adesso ragazzi, tagliamo un altro stoppino, quindi un altro pezzettino di corda, e andiamo a inserire direttamente nell'altro stampo. Adesso ragazzi, mettete gli stoppini, i pezzi di juta, io appunto li chiamo stoppini perché appunto svolgo una stoppina, mettete i pezzi di juta in posizione centrale, appoggiate la formina e adesso lasciamo indurire la cera. Adesso ragazzi, questo passaggio lo ripeterete a ogni vostra candela, a ogni fruttella a vostro piacimento. Adesso facciamo... Bom 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 bom. Quella blu. Io avevo fatto il melone verde, adesso lo facciamo blu. Levate ovviamente lo stoppino, che voi potete utilizzare volendo, se volete fare altre candele come queste che ho qua, che vi ci fate vedere nel post, ma queste qua ragazzi vi farò il tutorial più avanti, preferirei mostrarvi come si facevano queste meraviglie. Adesso mettete a parte la formina, fate in modo che sia sempre in posizione abbastanza dritta, cosa che io non ho fatto adesso, quindi ecco, lo mettiamo dritta. Adesso riprendiamo il nostro tagliere, ovviamente il braciere deve sempre stare caldo, quindi sempre una candela sotto, e sminuzziamo anche questa candela. Sempre stiamo attenti col coltello ragazzi, e se non avete coltello usate, cioè, a parte che invece non abbiate un coltello, comunque se non avete un coltello con la punta usate un punta ruola per il formaggio. Ora imprimendo con la punta andiamo a tagliare la candela in tanti piccoli pezzi. Prima scomponete il cerchio, scomponete la torta in quattro parti, e poi dalle quattro parti della torta diventeranno 12. Due per vetta. La tattica base è fare 12 spicchiettini di candela. Consiglio questi coltelli di Pepco perché non sono molto affilati, quindi possono essere usati anche da apprendisti, e poi non sono per niente taglienti, quindi ve li straconsiglio. 80 centesimi tra pezzi sono sconsigliati per fare questi lavori, perché non sono taglienti, hanno la punta non tagliente, e quindi possono essere usati anche da mani meno esperte. Bene, adesso sminuzziamo ancora un po' i pezzi in modo che si sciolgano più in fretta. Appallottoliamo tutto sul tagliere al centro e andiamo a ripetere l'operazione di prima. Non preoccupatevi se spaccate un po' ragazzi con le briciole della cera, perché tanto avete la tavoletta sotto. Consiglio sempre di mettere una tavoletta sotto, così almeno proteggete la scrivania dalla polvere e anche dalla cera. Andiamo a ripetere accompagnando piano piano la cera all'interno del braciere, e poi versate quello che resta del briciolo della cera dentro il braciere, sbattendo un pochino il tagliere.
E se sono caduti dei pezzi, li rimettete dentro. Tanto ragazzi, le briciole verranno fuori comunque, quindi basta passare un po' di aspirapolvere. Io ho un aspirascrivania piccolino, ve lo consiglio perché è veramente ottimo. Però possono passare benissimo, potete passare benissimo l'aspirapolvere. Adesso ragazzi, l'operazione si ripete per tutte quante le vostre bellissime formine. Quindi attendiamo che anche la parte brutta si sciolga e ci vediamo dopo. Ragazzi, ci siamo. Adesso anche il blu è sciolto. Come prima lo lasciamo riposare. Mentre noi ci tagliamo i classici stoppinetti di corda. E uno. E due. E adesso, stando sempre molto attenti, visto che la cera è caldissima, la versiamo anche molto in fretta. Prendi lo stoppino. Ecco, questa persona, attenti a casa perché è delicata. Prendete lo stoppino, lo inserite nella formina e andate a rovesciare con calma la cera calda. E poi lasciate andare lo stoppino. Adesso ripetiamo l'operazione anche per l'altra. Mettete in attesa la cera a riposare in modo che resti liquida e non si solidifichi, perché ragazzi vi restate di con la cera perché si solidifica molto in fretta. Ecco, adesso prendiamo l'altro stoppino e ripetiamo l'operazione anche per l'altro melone. Intanto i mandarini si sono già induriti. Ecco, bene ragazzi, adesso noi faremo, anzi io farò tutte quante le formine e ci vedremo alla fine, perché questo video si è diventato un po' lungo, ci vediamo alla fine quando mostrerò tutta quanta la taglietta di candeline realizzata e poi le toglieremo dalle formine insieme e vi mostrerò il risultato finale, quindi restate in linea perché dopo ci sarà la gran finale, quindi ci vediamo dopo, per me sarà fra 40 minuti, per me invece sarà subitissimo. Bye. Ok ragazzi, siamo arrivati alla conclusione del tutorial. Purtroppo non sono riuscito a fare tutte quante le forme perché ci vuole troppo tempo ed è pure sera, perciò adesso vi mostro il risultato finale. Adesso devono dirvi così, adesso andiamo a togliere insieme. Schiacciate sotto la formina e vedrete che vi uscirà la vostra candelina a frutta fresca, profumatissima appena fatta. Questo è il mandarino, vedete che ha tutti i puntini. E questo è il melone. Devo dire che sono venuti veramente benissimo. E adesso vi mostro anche l'ananas che si sta solidificando, ma comunque è venuto anche lui. Ovviamente dovete poi togliere l'eccedenza. E questo è l'ananas. Bene ragazzi, che dirvi? Spero che questo mega tutorial vi sia piaciuto. Spero che siate riusciti ad arrivare fino a qui. E comunque, adesso comunque sta andando anche il rosto per fare la fragola, però è troppo solido, quindi non me lo posso mostrare. Comunque, guardate come sono venuti bene. E queste candeline, ragazzi, le potete o usare come ornamento o mettere in una composizione, o se volete potete anche
mettendo in un piattino potete anche utilizzarle. Guardate che meraviglia, ragazzi. Mentre poi gli va tolta l'eccedenza alla fine quando sono belle belle solide, gli va tolta l'eccedenza. Ma comunque dovrebbe, alla fine, se avete fatto le cose correttamente, vi dovrebbero venire così. Lasciate solidificare per molto tempo, direi un'oretta, come ho fatto io, li lascio sempre solidificare per un'oretta, in modo che cambino colore comunque. Niente, spero che questo mega tutorial vi sia piaciuto. Fate sapere nei commenti cosa ne pensate di queste mini candeline. Fate sapere cosa ne pensate nei commenti. Se vi sono piaciute, se le realizzerete, se vi sono state utili. Se questo tutorial vi è stato utile, fate sapere nei commenti anche se volete il tutorial in cui mostro come realizzare quelle grandi, quelle da far andare, non quelle da ornamento. E niente, che dirvi ragazzi. Da me e dalle mie nuove candeline fresche fresche, guarda che meraviglia, è tutto. Spero che questo mega tutorial vi sia piaciuto. Nel caso fosse così, mettete like. Nel caso vi sono piaciute le candeline, mettete like. Nel caso realizzate questo tutorial, fatemelo sapere nei commenti. Nel caso questo tutorial sia stato utile, scrivete un commento. E niente, se vi è piaciuto questo video, mettete like, iscrivetevi al canale e noi ci becchiamo nelle prossime interessanti video. Bella raga!